E ora che la medicina, tutta la medicina, si è declinata sulla base del genere specifico. In poche parole, si è osservato che l'impatto delle malattie e la risposta alle terapie sono diverse tra uomini e donne. I due generi spesso non rispondono allo stesso modo. Si tratta dell'ultima frontiera della ricerca, che potrebbe portare grandi vantaggi all'intero sistema sanitario. Se ne è parlato durante un convegno all'Ateneo Teramano, promosso dai coordinamenti delle donne della CGIL di Teramo e della CGIL nazionale. Come promuovete a livello nazionale la medicina di genere? Allora, abbiamo iniziato facendo dei convegni, quindi come dire mettere all'attenzione, portare all'attenzione quello che è il tema, perché si è visto nel tempo, appunto anche arrivando da esperienze diverse nel mondo del lavoro, che l'insorgenza delle malattie nell'uomo e nella donna sono diverse. Il discorso della medicina di genere è sempre stato iniziato negli Stati Uniti l'insorgenza di sintomi sono talmente diversi tra uomini e donne, ma la ricerca, le sperimentazioni vengono fatte solo sugli uomini perché si dice neutro, no? Soggetto della donna è sempre stata vista come dire il bikini, solo per la parte riproduttiva. Si è visto anche che la farmacologia, la somministrazione di dosaggi di farmaci dà risultati diversi e quindi le donne reagiscono in modo diverso e questo potrebbe essere, se applicato in modo appropriato, perché i dosaggi devono essere costruiti su diversi soggetti, porta anche a un risparmio del sistema sanitario, quindi avremmo un duplice risultato. La relazione scientifica sulla medicina di genere è stata poi tenuta da Lia Ginaldi, professore di medicina interna all'Università dell'Aquila, mentre il manager dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano, in un intervento ha ricordato quanto l'azienda sanitaria teramana sia a fianco delle donne attraverso una capillare prevenzione di screening.